Benissimo, allora siamo in diretta per la seconda volta con me nella mia cucina. E niente, oggi spero di essere abbastanza, diciamo, forte. Sei in diretta? Sei a posto? Sì. Oggi ho come aiutante mia figlia e abbiamo anche Marco che dopo magari chissà se si fa vedere. Perché vogliamo fare un bello video che poi ci rimanga anche, no? E Marco è un videomaker molto bravo. E Silvia oggi si presta a fare che è mia figlia, si presta a fare la video diretta. Bene, e aspetto magari un momentino perché immagino che devono ancora diciamo, collegarsi. Quando magari arriviamo al numero giusto, partiamo, no? Tanto vi dico una cosa, oggi qua in Friuli c'è stato proprio un nubifragio, abbiamo l'acqua in cantina perché sono dovuta andare a raccogliere l'acqua perché è entrata da tutte le parti, un disastro con tanti allagamenti nei paesi anche vicini, non proprio qua ma nei paesi vicini dove i campi non stanno trattenendo l'acqua, è anche stato questo periodo di siccità, ha allagato tutto, per cui mi sono anche un po' persa in tutte queste cose qua. E niente, non so come siamo. Siamo bene? Stanno aumentando. Qualcuna dice che non sente. Allora, devo alzare la No, no, voce? qualcuno adesso dice ti vede e ti sento. Ok, Ah, magari. ok. Allora, magari alzo un po' la voce. Speriamo che è più facile magari sentirmi se alzo il tono. Magari cambio un po' la voce anche, magari migliora, chissà, dai. Ecco. Attendiamo ancora un momento forse, così dopo vi spiego che cosa andrò a fare oggi e qual è stato il mio pensiero nelle ricette che vi propongo oggi. Per cui magari. Intanto saluto tutti e tutti, saluto le mie colleghe, saluto le persone che magari già mi conoscono, le mie clienti e anche tutte le persone nuove. Nuove che immagino oggi sono per la prima volta con noi. Magari durante la diciamo diretta cercherò magari di dare un momentino un po' di infarinatura del coperchio. Siccome sono un po' le mie ricette elaborate oggi, dovrò trovare il tempo di poterlo fare. Vediamo, insomma, magari facendo la ricetta anche spiego e così magari riusciamo a dare tutte le informazioni. E poi come sempre. In diretta ci sono tante colleghe, se avete bisogno di fare delle domande voi le potete fare e sicuramente rispondono loro, ma anch'io se riguarda la mia ricetta che magari posso rispondere volentieri, do le mie informazioni per quello che so, con i miei limiti, comunque. Ecco. E magari aspetto le vostre direttive, magari la Chiara se mi dà il via quando Un dice, minuto. ancora un minuto, aspettiamo, ok? Bene, spero che mi vedete bene. Ho tanta luce qua dentro oggi. Questa è una cucinetta che di solito non è la mia cucina di servizio, è un po' di rappresentanza. Questa è la mia cucina di rappresentanza, perché io in realtà ho una bella cucina grande sotto, nello mio scantinato, che magari vedrete più avanti, ma in questo momento. Il problema del wifi non arriva bene, di conseguenza ho preferito spostarmi qua. Lì è più comodo, chiaramente, qua invece è proprio piccolino. Quando abbiamo costruito casa abbiamo pensato che io non cucinavo, invece in realtà guardate quante pentole, quanti coperchi ho qua e poi ancora giù ne ho ancora tantissimi. Io adesso sono proprio innamorata, non ho solo coperchi ma anche tante pentole, non mi manca quasi nessuna. Perché davvero funzionano molto bene, molto molto bene. Bene, allora tengo la voce qua. Silvia dice a voce alta, bene, cercherò di tenerla alta. Non è facile, tenerla alta, comunque cercherò di farlo. Ok, e possiamo partire? Cosa dite? Sì? Anche sì? Ok. Allora, adesso non so quanti siamo intanto per capire. 80. 80, va bene, dai. Oggi è venerdì e poi tutti hanno ripreso a lavorare, per cui tutti hanno vari impegni, non è come il periodo del Covid, che eravamo tutti reclusi in casa, per cui è più difficile. Per cui molti lo vedranno magari anche in differita, no? Magari ve le lanciate fra di voi.
Bene, allora vi spiego che cosa io andrò a fare oggi. Ho pensato, no, che la domenica è domenica, no? E tutte noi vogliamo fare proprio un po' di riposo e non avere il pensiero sempre di cucinare, no? E così ho deciso di farvi vedere due ricette carine, veloci, da poter anche diciamo, avere degli ingredienti in comune, delle diciamo, preparazioni in comune, così facendo una preparazione la possiamo dividere per tutte e due le ricette e così ottimizziamo il tempo, che secondo me è importante, no? Ecco, allora cosa vi preparo? Vi preparerò dei fagottini semplicissimi di pasta di lasagna che se siete, avete voglia, se siete, vi piace, li potete fare a mano, no? Chiaramente l'impasto e poi tirarlo e fare diciamo la classica lasagna, oppure vi faccio anche vedere come ho preparato io. Ecco qua. Oggi avevo intenzione di farla effettivamente. Anch'io a mano, ma in realtà poi, come vi dicevo, per il tempo che mi è mancato, l'ho acquistata e ho fatto sia una sfoglia un po' più grossetta, vedete? Che questa praticamente è una sfoglia quadrata che io ho diviso a metà e questa invece è una sfoglia più sottile, in modo che vediamo le due versioni che vengono comunque bene. Eccola qua, una sfoglia, guardate, bella rettangolare. Che verrà farcita, ma da cosa verrà farcita? Da qualcosa di davvero molto molto semplice. Andremo a metterci, diciamo, cubettiamo, adesso lo vediamo insieme, del prosciutto cotto all'interno, dell'Emmental, e anche quello cubettato, che qui è presente, adesso vi faccio vedere, e della besciamella. Devi girarti, seguimi. Ecco qua, besciamella. E eccolo qua, guardate, Emmental e prosciutto cotto che andremo semplicemente a mettere all'interno. Guardate, in questo modo qui, andremo a prendere una paletta, ci aggiungiamo. Questa è una ricettina che diciamo me l'ha regalata una zia che ogni volta che ci invitava la faceva perché sapeva che ci piaceva tanto. E poi ho cominciato a farla anch'io a casa e i ragazzi quando sanno che c'è questa ricetta vengono tutti molto contenti di poter pranzare con questa ricettina un po' sfiziosa, no? Ecco, a questo punto guardate, c'è un po' di besciamella che si è diciamo raffreddata e chiaramente anche un po' indurita, no? E servirà proprio per legare questi ingredienti, perché vedrete che poi quando andremo a farcire questi fagottini rimarranno compatti, ma nel momento che andremo a cucinare, che questi fagottini vedrete, li cucinerete in padella, e sarà davvero carino anche l'aspetto che voi avrete poi sul piatto, e veloci soprattutto da preparare, e da preparare come dicevo in anticipo, per cui li prepariamo oggi per domenica. E niente, guardate, l'impasto è già, guardate, abbiamo fatto una besciamella chiaramente nella pentola, l'ho fatta nella pentoletta piccola della vulcanica, magari dopo ve lo spieghiamo. E, ho praticamente sciolto 100 grammi di burro, ci ho messo la farina, quando è sciolto rimetto un po' di farina, la tosto un pochino, per cui facendo questo lavoro qua vi togliete un po' il dolcetto. Nel frattempo ho scaldato il latte bollente, tolgo dal fuoco la pentola, metto il latte bollente, mescolo velocemente, rimetto sul fuoco per altri 2 minuti ed è pronta la besciamella. È proprio veloce, veloce, poi con i coperchi non si attaccano e con le nostre pentole ancora di più il latte non si attacca. Voi sapete che sono proprio, hanno un'antiaderenza veramente ottimale. Ecco. Allora, guardate, già pronto il nostro ripieno. Allora, qui c'è una cosa che non ho ancora messo, che mi piace tanto, che è il grana. Per cui abbiamo messo, dopo vi darò comunque la ricetta, magari con le dosi, ma ricordatevi che dipenderà sempre da in quanti siete, quanti invitati magari avete nell'occasione. Ecco, io ci metto un po' di grana perché a noi piace tanto il sapore del grana. Ecco, in questo modo. E poi vado a mettere
mescolare anche il grana. Ecco. Poi, se volete, lo potete già mettere direttamente nella besciamella quando l'avete finita di cucinare e ci mettete chiaramente il pepe, la noce moscata, il sale e un po' di grana, senza poi metterlo magari così come ho fatto io, no? Ecco qua, così. E adesso questo è pronto. In questo modo qua, e qui adesso mi sono un po', ho messo un po' troppe pentole, penso, qua davanti, no? Allora, per questo primo, diciamo, prima pietanza, noi abbiamo già tutto, pensate? Io ho lessato, avete visto? Che ho già lessato, ma semplicemente preparato un po' di acqua nella pentola, ho lavorato con questa quadrata qui, ho messo dell'acqua, 10 cm, un po' di sale e un filo d'olio. Ci ho messo due fogli alla volta in modo che non si attacchino, che vengano proprio belli, perché è importante che non si rompano, perché è l'effetto finale, poi chiaramente sì, è più bello, più godibile vederlo, no? Ecco, e li ho tolti, e li ho tagliati ed eccoli qua davanti a voi. Li farciamo semplicemente con un... vediamo, facciamo un po' di posto in modo che io posso lavorare così. Ci mettiamo, prendo un cucchiaio e andiamo semplicemente a mettere il ripieno in centro così, guardate. Chiudo il sacchettino e, guardate, ci metto un stuzzicadente. Semplicissimo, eh? Ecco lo stuzzicadente, così, e viene proprio un sacchettino così. Lo andiamo a riporre in questo modo, perché voi poi cosa fate? Le potete riporre nel frigo, oppure addirittura, se vi fa piacere, surgelarle, perché magari avete deciso che il pranzo da domenica sarà l'altra preparazione che farò dopo, ok? Per cui andiamo a preparare ancora qualche fagottino, perché ve ne faccio vedere alcuni, no? Perché gli altri magari li farcisco più tardi per prepararli effettivamente per dopo. Ecco, così, andiamo a chiudere. E voi direte, ma come vengono serviti questi fagottini? I fagottini qui verranno serviti con un po' di pomodoro, vedrete, una semplice salsina di pomodoro con del grana e del basilico, se vi piacere, no? E quella la facciamo insieme. Voi sapete che con Magic Cooker noi riusciamo a fare tantissime preparazioni velocissime. Ecco, io metto un bel cucchiaio abbondante, anche qua secondo vostra discrezione, con tanta libertà. Io ve ne preparo un 4, perché poi li cuciniamo insieme, no? Magari una bella vulcanica. Ecco, ancora uno, facciamo. E poi magari li assaggiamo anche alla fine. Eccolo lì. Comunque, vedete, ne escono tantissimi e davvero potete sfamare tante persone. Fare una domanda. Dimmi. Se ai lati potrebbe uscire il ripieno. Allora, vedrete, io adesso li ho schiacciati un pochino, poi io non ci ho messo tanto, però potremmo anche farcirli un po' di più. Potrebbe un pochino uscire, ma vedrete che rimarranno abbastanza compatti. Quando voi li presentate sul piatto, li farò anche davanti a voi, vedrete che comunque sarà bello, anche se uscirà leggermente ai lati, sempre, diciamo, carino, non è che diventa una cosa, diciamo, esce tutto e all'interno non rimane nulla. Dopo lo facciamo insieme, facciamo questa fase verso la fine. Intanto prepariamo l'altra ricettina. Ecco, li pongo qua nel frattempo, questi abbiamo detto che li farciamo dopo, e andiamo invece a preparare il sughetto che poi andremo a, diciamo, a condire questi fagottini, no? Allora, vi faccio vedere, ero un po' indecisa, no? Cosa farvi vedere, però alla fine avevo preparato la mutti, visto la situazione, pensavo di non riuscire a andare a acquistare i pomodorini. Se volete una cosa più sfiziosa, chiaramente sono i datterini, eccoli qua, no? Ci mettete dei datterini dentro in padella, così. A differenza di quella pasta che vi ho fatto vedere l'altra volta, li andremo a cucinare un po' di più, no? Ci mettiamo anche un pochino di cipolla, non tantissima, ma un pochino la mettiamo. Ecco, così, insieme. Poi
ci andiamo a mettere l'olio, chiaramente, un filo d'olio, così in questo modo qua, e ci vuole proprio, questa è la stagione, comincia il basilico bello fresco, andiamo a mettere abbondanza di basilico. Qua da noi piace tantissimo, per cui lo possiamo vedere, possiamo mettere. Poi vi darò anche una chicca, come si può fare anche per aromatizzare magari anche il grana già del basilico, no? Non so se riuscite a vedere, vediamo così. Abbiamo messo tutto assieme, magari ancora un filo d'olio, perché questo sarà il sughetto che poi andrà a condire i nostri quattro, diciamo, fagotti. È chiaro che se noi ne facciamo in abbondanza, dovremo abbondare anche di ciliegino, no? Per cui chiudiamo tutto, alziamo la fiamma, e mettiamo fiamma alta, orco non si è accesa, vediamo se è partita. Allora, ecco, eccoli, perfetto, è partita la fiamma e adesso qui lasciamo cucinare a fiamma alta finché non ha finito, lo andremo a vedere insieme. Alla fine ci mettiamo anche un po' di sale e diciamo è pronto il sughetto per impiattare i nostri fagottini. Per cui posiziono magari da un'altra, aspetta che è rimasto un, vediamo che lo prendiamo, lo andiamo ad aggiungere nella padella, poi andremo a vedere quando soffrigge, no? E io farei così, visto che mi pare di aver capito che si vede meglio da questa parte qua, giusto? Io sposterei questa pentola dove andremo a fare la prossima ricetta. Spero di non farvi troppa confusione, che riuscite a seguirmi. Comunque magari dopo la potete rivedere, magari anche chiedermi qualche domanda se avete bisogno. No? Ecco, risposto da questa parte e qui invece ci metto la mia bella Diana. Guardate che bella questa padella, che l'ho già utilizzata prima e ho lasciata un pochettino bagnata, la vado semplicemente a asciugare in questo modo. Sapete che queste pentole sono davvero eccezionali, hanno un'anima di alluminio 99,9%, una dispersione di calore perfetta e davvero qua il risultato delle nostre pietanze è ottimo. Ed ha una, diciamo, questo foglio è fatto dalla base di 6 mm e i lati 4 mm, questo aiuta tantissimo proprio la cottura, diciamo, perfetta di quello che andremo a fare. E cosa andiamo a fare qua? Pensate, andiamo a fare dei rotolini di crepe. Io ho qualcosa già preparato per farvi vedere, ma io in realtà li farò. Vi darò anche la ricetta. Questa è una semplice crepe. Invece di fare con una farina normale, andremo a fare con una farina di farro, così diventa anche una crepe più leggera. Non so se si è riuscito a sentire che sta sfrigolando. Sentite, pensate, ho appena acceso, eh? Appena aperto il gas, abbiamo la fiamma bella viva, la lasciamo andare fino a che non va, diciamo, a finire la cottura. Però una mescolata magari non la possiamo dare, così la cipolla che era qua sopra andrà, potresti arrivare vicino, se no la facciamo vedere, ce la fai a vederla? Ecco, guardate che belle, guardate i colori. Allora, non cucinate troppo, perché altrimenti perdete questi bei colori. È importante che adesso lui faccia un po' di sughetto, no? E poi chiudiamo tutto e lo lasciamo lì a finire di cucinare. Allora, appoggiamo magari all'interno, qua che è così. Qua abbiamo acceso perché io ho notato che, diciamo, quando andiamo a fare le crepe, se leggermente scaldiamo la padella, si cucina davvero in fretta. La crepe di solito è molto veloce. Qui facciamo una crepona molto grande, vedete? Questa è una 33 diametro, per cui, diciamo, con una crepe così noi riusciamo già a farne tanti rotolini. E allora, qua abbiamo... Le do una mescolata perché andremo a inserire, no? Prendiamo il nostro mestolino e andiamo a mettere nella padella. Allora, credo che è stata accesa, no? Qua. Sì. Andiamo a metterci la... Allora, qui facciamo una crepe magari leggermente più spessa del solito, non le crepe normali che noi andiamo a fare e poi farciamo, magari quelle rotonde piccoline. Qua facciamo leggermente un po' più grossetta. Ecco, andiamo a versare sopra
si poteva lasciare cucinare a scaldare ancora un momentino, ma comunque non è male. Ecco, vado a riempire tutta la padella in questo modo qua. Dopo, quando comincia a rapprendere, le darò anche, perché mi pare che è un po' sul lato, la giriamo magari un po', vedete che l'abbiamo, non so se riusciamo a vederla, si sta già rapprendendo, vedete? Richiudo, qua secondo me siamo quasi già a buon punto. Sapete cosa non ho messo? Un po' di peperoncino possiamo mettere qua, appena appena, ecco qui. Ecco, ve la faccio vedere perché secondo me questo è già pronto. Spegniamo la fiamma, forse magari se ti avvicini Silvia lo possiamo far vedere. No, ho spento la fiamma, vedete che si ferma, guardate che carino che è già, non è bello? E andiamo a metterci sopra, mettiamo un po' di sale e li lasciamo qua pronti per poi farcire, abbiamo detto, i fagotti che andiamo a servire poi. Ok, chiudiamoli e possiamo anche spostare la padella. Mentre questa sarà già pronta, vedete, guardate, è quasi pronta, vedete? Ha solo ancora un pochino da prendere. Vedete, la facciamo scendere in questo modo, richiudo perché addirittura, pensate, io potrei anche chiudere, si finisce di cucinare, perché la pentola è bella calda, anzi lo faccio, lo chiudo, lascio un attimino che finisca di cucinare, perché mi deve rimanere croccante, e, diciamo, la parte bassa, ma all'interno deve essere morbido. Non verrà girata, perché io la farcirò, questa crepe. Allora, questa volevo spostare, abbiamo detto, il sughetto, che però non ho salato, magari gli mettiamo anche un po' di sale, no? E posso anche spostare addirittura questo padella da questa parte, togliamo anche il gas che così impedisce, in questo modo possiamo vedere meglio la preparazione, no? della nostra crepe. Ecco, andiamo a metterla qua perché la gireremo. Così possiamo anche metterci un foglio di carta forno, perché questo mi aiuterà poi a girarla, ok? Volevo prima finire di fare il sughetto, andiamo a metterci un po' di sale, se vuoi venire Silvia così lo facciamo vedere, semplicemente così sopra, un po' di sale. E poi ci mettiamo un po' di pepe se si vuole. Silvia non vuole il pepe, allora non posso metterlo, ok? Perché a Silvia veramente disturba il pepe. Però voi mettetelo, non ci sono problemi. Bene, fino a qua come siamo? Abbiamo compreso? Ho fatto troppa confusione? Possiamo andare? Bene. Allora, abbiamo fatto la crepe. Guardate che veloce, guardate che crepe bellissima che abbiamo qua. Vedete? Cosa facciamo? Hop! La stacchiamo, no? Vediamo se si stacca, se non si stacca, gli diamo una mano così, è solo perché ha fatto tipo ventosa, perché si staccherà subito, vedrete, si è bloccata lì. Eccola, è andata anche qua, ma noi la riprendiamo, la giriamo, eccola qua. Allora, qua potete scegliere, no? Se ne fate tante, allora a questo punto mi ritrovo la padella calda, ecco che vado subito a farmene un'altra. E avete visto quanto tempo ci vuole? 2 minuti, 3 minuti, avete una bella crepe così grande. Però adesso cosa facciamo su questa crepe, no? Facciamo un bel ripieno. E dopo vi do anche magari delle dritte su altri ripieni differenti di quello che vi farò vedere oggi. Allora, questa adesso non ci serve più, anche questa, e cercherò di trovargli un posto che permetta, ma se no ci possiamo anche spostare semplicemente un po' in là. Ecco, in questo modo. Ah no, perché qui adesso dovremo fare una preparazione, giusto? Perché devo fare qua. Allora, sposto la padella, prendo questa, sperando di non sfruttarmi, e qua, ecco, tutto a portata di mano. Ho pensato parecchio, sì. Silvia mi ha bacchettata, hai pensato tutto? Dai, forse ce l'abbiamo fatta, abbiamo pensato tutto. Ecco, ci mettiamo questa padella, che questa la riconoscete, no? Sono le nostre vulcaniche, fantastiche, queste. Io sono super innamorata. E cosa facciamo all'interno di questa pentola? Andremo a fare, diciamo, il condimento per questa, diciamo, crepe, no? E
Cosa sarà il condimento? Sarà un po' di scalogno, ok? E mettiamo un pochino sotto così. Andiamo a mettere, che adesso sono di stagione, le zucchine. Eccole qua. Guardate. Ne mettiamo un po', perché io calcolo un po', secondo le quantità di crepe che io andrò a fare. Per esempio, guardando questa quantità, ne verrebbero fuori più o meno tre di queste, no? Io una ne ho già preparata, perché poi ve la farò vedere, e guardando così più o meno, sì, possiamo farne tre, diciamo. Dopo magari vi do anche i pesi, se vi fa piacere, perché so che i miei clienti dicono quanti grammi, è così, lo voglio sempre sapere per essere sicure. Allora, abbiamo messo lo scalone, abbiamo messo, adesso ci mettiamo l'olio, chiaramente, e andiamo belle, veloci, proprio, anche questo, preparazione velocissima, andiamo a metterci il coperchio, fiamma altissima, finché non ha finito la cottura, proprio la facciamo partire, facciamo vedere adesso, sì, eccole qua, come dicevo questo è ripieno per questo, e poi verso la fine sapete cosa aggiungiamo? Aggiungiamo parte una sfumata di vino, e ecco, vi consiglio non salate le zucchine, perché altrimenti poi diventano morbidine troppo, e diciamo diventa un po' pappardella, invece è bello vedere un po' intera questo rotolino. Allora, io sposterei questo qua, perché abbiamo il vino che dobbiamo sfumare, secondo me, e il resto forse abbiamo anche, possiamo spostare dietro e andiamo a metterci qua, così vediamo ancora meglio la nostra costa che ci può servire. Ecco, andiamo a vederci qua. Si vede bene? Se è abbastanza chiaro? Sì, non è male. Ecco, allora, dicevo, cosa andiamo ad aggiungere in questa padella? Oltre allo scalogno abbiamo detto le zucchine, e un filo di vino che io ho preparato, e verso la fine ci mettiamo i gamberetti. Così abbiamo la possibilità di avere due primi diversi. Però in realtà abbiamo una cosa in comune di due ricette, che è la besciamella. Invece di farne solo mezzo litro, ne ho fatto un litro, così sono riuscita a fare questa ricetta, ma anche la ricetta dei fagottini. Ecco, e attendiamo che questi proprio comincino a rosolare bene, verso la fine andiamo semplicemente a prenderli. Questi sono dei gamberetti, gamberetti surgelati, insomma, che adesso li ho scongelato, e sono precotti anche, se voi volete utilizzare i freschi, onestamente, saranno ancora più buoni. Non so se riuscite a sentire, sentite che sfrigola già, quanto veloce è raggiungere le temperature con questa pentola e questo coperchio. Ricordatevi che questi coperchi hanno questo potere di velocizzare le cotture, ma nello stesso tenere basse le temperature, che è la cosa più importante che fa, mantenendo tutte le sue proprietà. Avete visto i pomodorini, adesso andremo a vedere le zucchine come sono rimaste. Allora, intanto che si sta preparando il nostro ripieno, cosa andiamo a mettere nella crepe? Andiamo a metterci un po' di besciamella, per cui andiamo a stenderla in questo modo qua, non tantissima, ma servirà di legante alle zucchine, al ripieno, ecco. E andiamo a stenderla, lasciando magari leggermente un bordo ai lati, ecco lì, fatto così, guardate, perfetto. Adesso si è un po' indurita, magari passandola con il, ma non ha importanza, perché poi quando si scalda andrà a sciogliersi. E andiamo a vedere come siamo con la col nostro. Sentite quanto sfrigola? Ancora un momentino, non troppo, perché sapete che dopo loro andranno anche un po' in cottura all'interno della crepe, anche se queste crepe non avranno bisogno.
bisogno di tanto cottura. E sapete dove andremo a metterle? Dove le cucineremo quest'estate invece di metterle in forno? Andremo a metterle nel nostro fornetto. Allora, le mie clienti sono tutte quasi provviste del fornetto. E dove le mettiamo? Nel suo contenitore. Ecco, per cui andremo a mettere tutti questi rotolini all'interno, adesso li vediamo insieme. Voi sapete che il fornetto è composto da una bella pentola in alluminio con una trasmissione di calore perfetta. Vedete che adesso questo è il nuovo modello, è diventato un po' più alto, per cui qua ci possiamo fare anche certe preparazioni che prima purtroppo toccavano un po' il coperchio, adesso in realtà non lo fa più, il pane, ma insomma tante preparazioni che lievitavano magari all'interno, non c'era più spazio. Il suo omino, che ricordatevi, togliete la pellicola, che è già capitato purtroppo che si sono dimenticate, allora dopo olio di gomito, e andiamo a metterla all'interno in questo modo qui, eccola, e poi andremo a metterci la teglia con i rotolini. Allora appoggio la padella qua, questa lo mettiamo così la mettiamo lì, e vi faccio vedere che secondo me siamo già a buon punto. Sì? Sentite come sfrigolano? Non so se magari vieni vicino a Silvia. Guardate che colore bellissimo. Molti mi chiedono come si fanno le verdure trifolate. Guardate il colore bello biondito. E queste sono già pronte. Adesso cosa faccio? Sfumo con un po' di vino. Come posso sfumare? Facendolo entrare dal coperchio. Per cui dal coperchio già mi entra il vino caldo, così non ha lo shock, le mie verdure si rilassano e vengono più saporite. Dicevo, non salatele finché non ho finito questa fase qua. E niente, lasciamo che sfumi, che il vino evapori bene l'alcol, perché è importante, altrimenti poi lo potete anche sentire. E andiamo a prendere, adesso vi faccio vedere, adesso questo lo farciamo e vediamo come riusciamo a farlo. E chiedo scusa a Silvia che prendo il rotolino che ho già preparato in frigo. Ecco, guardate, questo l'ho già fatto prima, è un rotolino uguale, che onestamente dovevo averlo preparato po' prima, perché era un po' importante per il fatto che si compatta, la besciamella diventa più compatta e trattiene anche poi tutte le verdurine, ma l'ho fatto poco fa, l'ho messo nel frigo in modo che si rapprenda, ma noi riusciremo lo stesso a fare in modo di poterlo tagliare, no? Tanto che qua è finito, è sfumato, è sfumato il vino, già tutto pronto, ma cosa facciamo? Ci mettiamo i gamberetti all'interno. Eccoci qua, guardate, mettiamo i gamberetti, ne mettiamo metà, perché abbiamo detto che poi ce ne abbiamo ancora, no, da fare, e sono sufficienti. Ah, vogliamo far vedere Silvia come, che quantità ho messo, così uno può capire. Ecco, adesso richiudiamo. Ricordatevi che questi gamberetti sono già precotti, surgelati, per cui non hanno bisogno, diciamo, di cottura. Per cui spegniamo il nostro gas, andiamo a fare una girata e vedrete che questo, anche queste zucchine così saporite, saranno anche molto gustose dentro nel ripieno, no? A questo punto invece dobbiamo metterci un po' di sale, adesso sì, perché abbiamo finito la cottura, un po' di sale ci vuole, no? Altrimenti rimarrebbe un po' insipido, solo che mi sono persa, ho riempito tutti i posti disponibili. Andiamo a metterci un po' di sale all'interno, qua secondo il vostro gusto, a casa mia non metterebbero sale, ma io sono salata, dobbiamo trovare una soluzione a metà. E mescoliamo bene. E adesso cosa facciamo con questa? Andiamo a metterla nel ripieno. Allora, vediamo. Io non so voi, ma a casa mia il fatto di sporcare una cucina è sempre un problema, no? Perché dopo devo ripulirla. Allora, fare due, diciamo, pietanze per avere due serate o due pranzi di festa
Infatti una sola volta con la cucina che si sporca solo una volta è molto interessante per me, no? Ecco, guardate che carino che è da vedere. Guardate il colore, insomma, anche della verdura, no? Che bella verde, adesso si è insaporita, ha preso anche un po' il colore dello scalogno, che ha dato sicuramente un buon sapore. Ecco, in questo modo qui. Abbiamo fatto un bel ripieno, ci spostiamo magari fino all'estremo. Adesso vi dico una cosa, vedete che hanno due dimensioni diverse, perché questa è stata fatta con la rettangolare, quella grande grande, perché a me non manca, chiaramente ce l'ho anche quella, no? E volevo fare entrambe, no? E per cui questa è stata fatta con quella, e questa chiaramente avete visto con la diamante da 33. Allora andiamo a tagliare. E poi andiamo a fare intanto, scusate, io faccio così per fare un po', se riesco, un po' tutte uguali, faccio metà, non so se riuscite a vedere, la potremo prendere perché ci servirà, e metà della metà, questo così, ve ne vengono, allora, anche qua, secondo vostra discrezione, possiamo farle tre, oppure possiamo farne due belle cicciotte. Allora, dividiamo, io faccio così, dai, le facciamo belle cicciottine, per cui ne vengono fuori ben 8. Poi adesso magari non sono stata tanto precisa, ci sarà qualcuna più piccola e qualcuna più grande. Però molte volte, se voglio fare bella figura, tendo a tenere solo la parte centrale, e queste magari faccio proprio una piccola, diciamo, pirofila, diciamo, separata, e la mangio magari in famiglia con me e mio marito, e per fare bella figura uso solo la parte centrale del rotolino, no? E prendiamo di nuovo la nostra pirofilina qua, andiamo a metterci, sapete cosa ci mettiamo? Un po' di panna. Questo è un suggerimento della mia amica Patrizia, che è molto molto brava, chissà che magari ve la faccio conoscere. È una grande grande cuoca. E mi ha detto, metti la panna che viene meglio, ho detto, rimangono più morbide. E allora lo facciamo così, con la panna. Andiamo a prendere i rotolini, io adesso li prendo con le mani, tanto li mangiamo noi. Comunque, se sono abituati sempre con i guanti, è diventato veramente una cosa che, non ci scordiamo, insomma, no? Ecco, allora andiamo a metterci dentro tutti i rotolini. Allora parto magari il latte, così poi valutate voi, quello che vi sembra meglio. Allora, dicevo prima, questa creppona qua è possibile farcirla in tanti modi. Per dire, a Pasqua io l'ho, diciamo, proposta alla mia famiglia, e l'ho fatta invece con gli asparagi. E con gli asparagi cosa ho abbinato? Ho abbinato, è sempre la besciamella che mi tiene, diciamo, tutto vicino, ho messo del prosciutto cotto, ci ho messo gli asparagi, infatti come ho fatto le zucchine ho fatto gli asparagi uguali, saltati velocemente, e poi ci ho messo la scamorza, e sapete anche che cosa? Un po' di uovo sodo, così ha ripreso proprio anche la festività della Pasqua, perché l'uovo magari è proprio indicato. Allora, ci siamo, abbiamo fatto un po' di rotolini, giusto? Andiamo a metterci adesso l'altro. Andiamo aiutandoci con la carta, vedete che andiamo fino in fondo. Ecco, allora, consiglio che vi do. Io di solito, come dicevo, le metto poi a raffreddare, faccio il mio rotolino, io lo metto nell'abbattitore, ma è possibile metterlo anche nel frigo. Adesso lo chiudo, prima pensavo di fare con una pellicola, invece non serve, non importa, lo chiudo bene. Ecco, chiudo le parti laterali, e cosa fare? Questo adesso è quasi impossibile tagliarlo, perché la besciamella si è scaldata anche col ripieno e mi uscirebbe, no? Ecco, questo è il momento magari che qui potrebbe uscire, no? Perciò andrò a finirla questa, magari dopo, e vi posterò anche il risultato finale, in modo che voi poi potete realizzarlo. Vediamo cosa riusciamo a fare, non so come siamo coi tempi.
non so, avete visto? Ecco, questa sarà l'altra, diciamo, rotolina che andrà a finire e riempire, no? La nostra pirofila. Che dove andremo a metterla? Abbiamo detto che la andremo a mettere nel, vieni Silvia, così vi facciamo vedere. Andremo a metterla all'interno, perché sì, il nostro fornetto è indicato per fare tutte le tortine salate, oppure anche le torte dolci di qualsiasi tipo. Io ho visto che ci sono torte che facevo prima nel forno e qui mi vengono davvero molto molto meglio, e adesso non utilizzo più il forno da quando ho il fornetto. E perciò queste magari non riusciremo a vederle impiattate, ma io ve le impiatterò più tardi, vi posterò la ricetta, così da poterla realizzare insieme. E invece adesso andiamo avanti a fare i fagottini, quelli invece ve li posso finire di cucinare, no? Abbiamo detto che questo andiamo a metterlo adesso momentaneamente, lo mettiamo magari nel frigo o verso dove l'ho messo, non lo so, non importa. E lo metto nel battitore, dai, lo mettiamo qui dentro, così la posizione. Quanto tempo devono cuocere nel kit forno? Allora, anche qui cucineranno a fuoco abbastanza vivo, non serve cucinarle tanto, serve solo dargli la rosolatura. Appena vedete che prende un po' di rosolatura, loro sono pronte. Per cui teniamo un po' il fuoco bello vivace sotto. Io nel gas mio, che ho metano, tengo il fuoco medio-alto, nel senso il medio inteso come tipo di fuoco del gas, e fiamma alta, finché non vedo che si è rosolato tutto. Ecco, vi dico una cosa, qua come finiamo questi rotolini? Allora, possiamo andare a metterci sopra la besciamella in questo modo qua. E andiamo a chiudere un po', no? A sacottino la... Aspettate che mi prendo un altro cucchiaio che mi è di aiuto, perché mi stavo dimenticando questa parte. Un po' diverso se invece fate, secondo me, la classica, perché questo potrebbe essere una crepe normale, anche le crepe rotonde se non volete fare i rotolini, no? Ecco, qui Patrizia mi diceva mettete la panna che rimangono più leggere, e effettivamente è vero. Io invece in questo caso ci metto un po' di besciamella e poi cosa faccio? Andrò a metterci dei fiocchetti di burro se volete sopra, poi se siete, magari se non volete appesantirlo, magari anche no, c'è solo un po' di grana che vi fa, perché il grana vi aiuta a fare la crosticina, ricordatevi, anche se qui c'è un po' di pesce dentro, diciamo non stona in questa preparazione. Ecco, vedete, abbiamo fatto tutto il giro dei rotolini. E poi andremo a completare, come vi dicevo, appena raffreddato anche questo rotolino, andremo a completare all'interno. Eccoli qua pronti, no? E così dopo anche ci metteremo, come dicevo, il grana e andremo a completare tutto. Ecco, questo lo mettiamo qua e dopo lo accendiamo, se no fa troppa confusione. E andiamo adesso a fare i fagottini famosi che abbiamo messo da parte. E fate, provate a immaginare, siamo domenica, riaviamo un frigo, cosa facciamo? Prendiamo la pentola, che possiamo anche utilizzare quella che abbiamo fatto, se volete anche questa, ma facciamo o la Diamond oppure un'altra vulcanica, come vi fa più piacere. Adesso ne ho fatti quattro, forse questa è troppo grande, è proprio esagerata. Facciamo invece questa bella, ecco. Aspettate, perché ne ho veramente tantissime. Andiamo a mettere questa, che è davvero bella col manico, pratica, perché qui stanno veramente la misura giusta. Abbiamo detto che ne abbiamo fatte quattro, guardate, così. Cosa ci mettiamo qua all'interno? Tanto mettiamo via, perché i bravi cuochi non hanno disordine, no? Io invece sono molto disordinata, mi dicono tutti. Ma in questo caso, visto che il tempo è limitato, dobbiamo farvi vedere tante cose, no? Allora, eccoci qua con la pentola, e qui ci serve un po' di burro.
però voi sapete che le nostre pentole, tenendo basse le temperature, anche i nostri grassi saranno molto digeribili. E vedrete che non vi daranno assolutamente fastidio. Per cui un pochino di burro ci vuole, perché quello farà diventare croccante i nostri fagotti. Allora, domenica voi prendete una pentola, prendete un po' di burro, mettete la padella e andiamo a raffreddare mettendo un coperchio che devo vedere se c'è, eccolo qua dove l'abbiamo lasciato. Andiamo a sciogliere chiaramente il burro perché altrimenti non si espanderebbe su tutta la pentola e andiamo quasi, non dico a friggerli, ma a arrostirli. E prepariamo anche un bel piatto per poi impiattare. Vedi, vi ho fatto un po' di confusione anche. Andiamo a impiattarli qua. Allora, questo li lasciamo qua in vista. Anzi no, perché noi andremo a prendere il sughetto, ci servirà, no? Che abbiamo preparato. Questo lo mettiamo dentro nella pentola. Eccolo qua. Ricordate il sughetto, guardate che bello che è. Non so se riuscite a vederlo. Guardate i grassi, che bel colore che hanno. E allora, vediamo dove è una paletta. Sì, questa c'è, per cui andiamo a sciogliere. Intanto che si scioglie, non so, in questa diretta ci sono persone nuove che magari non hanno mai visto il coperchio e non sanno che cosa fa il nostro coperchio? Chissà, no? Allora, diamo qualche dritta? Intanto che si scioglie? Allora, andiamo, prendiamo un coperchio. Allora, intanto guardatelo bene, no? La prima cosa che notate è che è un coperchio in acciaio inox ed è fatto con due dischi. Nella parte bassa possiamo anche notare dei fori, e questi fori, no, è un brevetto che esisteva tanti anni fa, il brevetto di Venturi, che è stato proprio rubato per inserire in questo coperchio ed è proprio al centro, perché ogni coperchietto, questo è piccolino, avete visto, è 22 di diametro, può essere posizionato su più pentole, perciò un solo unico coperchio può andare su tante misure di pentole. È chiaro che questo va massimo 21, ma se dovessimo dare oggi, non lo so se l'ho portato, ma questo per esempio è un 35, per cui pensate quante padelle possiamo andare a coprire. Certamente è importantissimo che non abbiano i manici sollevati, perché la pentola deve andare proprio a chiudere sulla pentola, deve andare proprio in sottovuoto. Cosa succede se va in sottovuoto? All'interno si forma un bel calore, un vapore, per cui un caldo umido riflesso verso il basso che va ovviamente a girare. Allora, scusate che sento sfrigolare, poi vado avanti a darvi ancora alcune informazioni. Guardate, vedete che ho sfrigolato, ma non so se riusciamo a farglielo vedere. Guardate il burro che bello che è rimasto. Pensate, queste pentole vulcaniche riescono a tenere bassa la temperatura anche quasi senza coperchio. Per cui immaginate se ci mettiamo un coperchio quanto diciamo, importante è poi la temperatura all'interno. Ecco, vado proprio a fare come facessi delle bistecche. Guardate. Eccole qua, non so se... Adesso loro soffriggeranno un pochino. E cosa servirà? Servirà, diciamo, in questo momento, formare una crosticina, e il coperchio ha proprio questo potere di fare una bella crosticina sotto, ma mantenere la morbidezza all'interno. E poi, in questo caso, chiaramente, dobbiamo sciogliere i cubetti di Emmental che andranno praticamente a diventare tutt'uno con la besciamella. Sono davvero tanto buoni, ve li consiglio di provare. Facilissimi, avete visto, ma veramente buoni. Ecco. E poi pratici proprio, come dicevo, pensate, vi sporcate solo una pentola e poi questo è anche un piatto unico. Il prosciutto, il formaggio, l'interno, è sufficiente abbinare magari una bella insalata così, magari qualche affettato, qualcosa, avete davvero fatto una bella presentazione. Allora, andiamo a vedere come siamo, perché lui, come dicevo, è veloce, dobbiamo vedere se ci siamo con...
con la cottura, cosa faccio? Alzo, ecco, mi raccomando, in queste pentole usiamo sempre il silicone. Voglio vedere se, ancora un momentino, però anche adesso, forse magari meglio che prenda un'altra palettina, questa qua, che forse è meglio, e ci aiutiamo. Lasciamo proprio fare proprio un po' di crosticina. Allora, vi dicevo, se riesco a stare nei tempi, non so come siamo con il tempo. Ho ancora 5 minuti di tempo? Dai, allora, vedrete che ce la farò, 5 minuti. Allora, una cosa importantissima che volevo dire, è perché voglio anche arrivare a tutte le mie clienti, ma anche a voi, che sicuramente avete già fatto l'acquisto anche dei vari coperchi e il fornetto, soprattutto perché adesso era un pezzone, c'è ancora per un po'. Come ottenere quella bella valvolina dello Smart Dynamic, che è questa qua, ve la faccio vedere, quella che permette di scendere e salire il nostro, diciamo, distanziatore, no? Ecco, semplicemente portando qualche vostra amica in diretta su questo bel gruppo. 4 amiche e voi potete avere gratuitamente il distanziatore, che è proprio un'evoluzione del coperchio classico. Ecco, adesso vi farò vedere se si sono arrostite un po'. Chiudo ancora un momentino, non so se vi fate vedere, sì. Proprio lasciamo ancora un momentino perché è quasi pronto e andiamo a metterlo in padella, sul piatto, dove andremo a servire adesso. Consiglio che vi do, adesso io non l'ho fatto, ma in realtà è ancora caldino, datele una scaldatina se diciamo voi l'avete preparato in anticipo, no? Ecco, andiamo a chiudere perché lui è pronto e andiamo a metterlo sul piatto. Ecco, adesso vi faccio vedere. Allora, un altro consiglio sarebbe di non toglierli immediatamente, perché chiaramente allora sì che fate un po' più fatica a raccoglierli. Non ho proprio preso l'attrezzatura più giusta, però in realtà è così. Guardate, questa è questa qua che è un po' girata, facciamo questa. Ecco, se volete potete togliere lo stuzzicadente, o altrimenti voi potete anche farlo togliere al vostro, alla persona che andrà a mangiare, no? Andiamo a metterci i pomodorini sopra. Se per caso il sughetto sia un pochettino diciamo asciugato, si può sempre allungare, perché adesso io ho fatto così, ma in realtà è possibile. Ecco. Allora, così. Andiamo a metterci un po' di grana, chiaramente, che proprio ci vuole. E ci mettiamo un filino di olio, appena. È possibile mettere, ma anche no, dove è perso qua. Facciamo fare proprio un giro di olio, così. Ecco. E abbiamo, poi ci mettiamo magari una foglia di basilico. Aspettate che mettiamo una bella fogliolina di basilico, però hanno già sofferto stare qua. Eccolo, guardate che carino. Eccolo qua. E questo è il nostro piatto della domenica. Cosa ne pensate? Può andare? Può piacere? È un po' pastrucciato, ma voi dopo te pulite, no? Bene, allora, io cosa dirvi? Sono ormai in chiusura, penso. Sono cercato di essere più veloce possibile, ma non è facile. Abbiamo fatto un piatto della domenica, vedete che in un'ora abbiamo fatto due diciamo, preparazioni che voi potete conservare e poi preparare quel giorno, in pochissimo tempo. Allora, vi ricordate questo, che voi potete ottenerlo con solo 4 signore che vengono, vedono la diretta e poi chiamate le vostre consulenti,
parlando e dicendo delle vostre amiche che hanno presenziato, no? Che è importante perché diciamo, ogni consulente andrà semplicemente a ringraziare le persone che sono venute e chiedere se hanno magari bisogno di un aiuto o hanno dei dubbi e verranno poi date le risposte, no? Poi per qualsiasi dubbio rivolgetevi alle vostre consulenti, ci sono ancora tantissime promo da sfruttare, per cui approfittatene, perché alcune stanno andando in chiusura, magari tipo il forno, per cui pensateci, perché è davvero ottimo quest'estate non dover mai accendere il forno, oltre al risparmio che avrete, ma anche il fatto di cucinare in modo molto più sano, perché il discorso della bassa temperatura vale per il coperchio con la pentola, ma stesso discorso vale per il fornetto, per cui il fornetto vi cucinerà a bassa temperatura, manterrà anche le vostre torte morbide a lungo e molto gustose. Bene, allora cosa dire? Prendo il piatto in mano, spero che magari sia stata abbastanza chiara, vi ringrazio e spero di vederci o sentirci presto. Grazie a tutte, buon pomeriggio, a presto, ciao, ciao, ciao.